Buongiorno, benvenuti, siete numerosi, è un piacere vedere l'aula così piena, è un piacere vedere tante generazioni insieme a festeggiare questo momento importante per l'università, per il CUS. È una bella giornata che sembra anticipare di un mese la primavera ed è quindi il momento ideale per aprire una stagione. Siamo qui per salutare l'arrivo, l'inaugurazione della stagione sportiva dell'anno accademico ed è un evento che appunto unisce tanti aspetti della nostra università e del nostro vivere lo sport in università e in città. Io saluto innanzitutto il rettore, il professor Rugge, il presidente Daccarro, Stefano Ramat, che è il delegato del Consiglio Direttivo del CUS Pavia, il nostro ospite d'onore che è Filippo Tortu, l'italiano più veloce in questo. Il nostro italiano più veloce, ringrazio e saluto tutte le autorità presenti che verranno coinvolte in questa giornata di festa e di premiazione. È una giornata appunto, come dicevo, che unisce lo sport e lo studio ed è sottolinea appunto il valore di intreccio e di fratellanza e di unione tra queste due attività dell'uomo. E quindi per dare inizio a questa nostra cerimonia, ma che sarà appunto anche un momento di confronto, che avrà appunto in Filippo Tortu un motivo di, anche di mi auspico, di interscambio, di interazione tra le sue testimonianze e le vostre curiosità, cedo la parola al rettore. Prima c'è però un video che vi racconta cos'è CUS Pavia. Cedo la parola al professor Rugge. Buonasera, un cordiale benvenuto a tutti. Sono molto contento di portare il saluto dell'Università a questa cerimonia. Sapete che è una cerimonia molto importante nella vita dell'Ateneo. Noi abbiamo l'inaugurazione dell'anno accademico, abbiamo l'inaugurazione dell'anno dottorale, delle scuole di dottorato, e abbiamo la giornata del laureato che si svolge di solito a luglio e poi questo appuntamento, lo menziono da ultimo ma certamente non lo è, come grandi momenti della vita della comunità accademica. Ognuno di questi momenti ha un suo senso, un suo significato particolare. Il significato di questo appuntamento è quello di ricordarci com'è importante in una comunità la dimensione del lavoro sul benessere individuale e del gioco della collaborazione, della sfida collettiva, entrambe caratteristiche
degli sport. Abbiamo spesso detto quante cose uniscono lo sport allo studio, la disciplina, la tenacia, la competizione, ma anche la collaborazione, la passione, l'intelligenza, tornerò su questo tema dell'intelligenza tra un attimo. Tante cose connettono queste due dimensioni e quindi è perfettamente ovvio che un'università celebri in modo particolarmente convinto e festoso l'inaugurazione dell'anno dello sport. Sono presenti e li saluto presidenti e rappresentanti delle federazioni nazionali e regionali di canottaggio, del CONI, del CUSI, sono presenti, lo è stato menzionato prima, molte autorità che ringrazio per essere con noi in questo appuntamento e che saranno coinvolte poi nello svolgimento della cerimonia. Ho molti altri ringraziamenti da fare perché come non ringraziare il presidente Cesare Daccarro che da anni segue con una attenzione, con uno scrupolo, con un affetto straordinari la vita del CUS. Desidero ringraziare Cristina Montomoli che è presidente del corso di laurea in scienze motorie perché noi non soltanto cerchiamo, sollecitiamo, spingiamo, creiamo l'occasione per i nostri giovani di coltivare il proprio benessere fisico, non soltanto forgiamo dei campioni ma anche formiamo quelli che i campioni li formeranno e daranno auspicabilmente benessere, condizioni fisiche felici a donne e uomini che ne hanno bisogno. Il corso di laurea in scienze motorie ha questo scopo. Desidero ringraziare Gianni Danese che è rappresentante di UniPV, che è il delegato per UniPV alla disabilità. Noi vogliamo che in questa dimensione sportiva dell'esistenza tra i primi ci siano i nostri studenti e i ragazzi e le ragazze disabili che spesso hanno dimostrato, ho in mente un video straordinario che chissà quanti di voi conoscono, hanno dimostrato che straordinaria esito può dare la concentrazione e la determinazione nello sfruttamento di condizioni fisiche anche a volte imperfette. E ringrazio Stefano Ramat che è qui al tavolo e rappresentante di UniPV nel comitato direttivo del CUS, Paolo Benazzo che non so se sia presente ma che è il presidente dell'EDISU, cioè dell'Ente per il diritto allo studio, che sostiene insieme all'università le attività del CUS e i direttori dei collegi, molti ne vedo qui, per i quali noi vogliamo che la dimensione sportiva sia di particolare importanza, di particolare significato. E poi tanti altri dovrei ringraziare perché ognuno dei ragazzi e delle ragazze che praticano lo sport, che lo praticano in maniera esemplare, che lo praticano a volte agonisticamente in maniera eccellente, sono esempi di che cosa significa la bellezza dello sport. Qui dietro c'ho una platea di giovanotte e di giovanotti che in questo campo fanno molte cose importanti, anche loro desidero ringraziare. Ho qui un elenco di tutti quanti quest'anno hanno aggiunto le loro medaglie al medagliere Gianrico che fa bella mostra di sé all'uscita del mio studio, sicché nessuno che mi venga a trovare può andarsene via senza sapere di trovarsi in un'università di campioni. C'è lì con le medaglie conseguite 100 e più, 100 e tanti,
120 medaglie conseguite, e qui c'è la lista dei nostri successi, c'è Piero Sfilogoi, c'è Stefano Morganti, ci sono i nostri, c'è Arianna Bini, insomma c'è, io credo che via via li riconosceremo, li applaudiremo e li congratuleremo tutti. Ma c'è soprattutto alla mia destra un ospite d'onore, sempre abbiamo questi ospiti d'onore, quest'anno è un giovanotto che si chiama Filippo Tortu, che è l'uomo più veloce in Italia, l'uomo che fende l'aria più rapidamente di qualunque altro l'abbia mai fatto, sui, essendo nato nella penisola che è la nostra patria. Siamo molto contenti di questa ospitalità. Devo dire che abbiamo parlato qualche minuto fa con altri, insieme a Filippo nel mio studio. Sapete che convinzione mi sono fatto? Che mi piacerebbe di averlo come figlio. È un ragazzo che in pochissime battute mi ha trasmesso un senso così sereno e spigliato di sé, così semplice e immediato e così profondo, adesso lo dirò, che mi ha fatto venire questo figlio, se non che ho quattro figli maschi e francamente un quinto non lo aggiungerei, sarei incline ad una femminuccia, ma ormai non è più tempo. Così profondo, perché devo confessare un mio pregiudizio. Ero sempre stato convinto che mentre la corsa del mezzo fondo, del fondo che ho avuto il piacere di praticare quando ero ragazzo, richiedono intelligenza, per gli scattisti, per la corsa veloce, basti la muscolatura. Ho fatto una conversazione con Filippo e con suo fratello Giacomo, che dov'è? Va bene, Giacomo tornerà dopo, in cui ho capito che mi sono sbagliato, che c'è una dimensione spirituale profonda nella corsa, sulla quale non mi soffermerò perché sto già andando un po' lungo, ma che io non avevo mai sospettato. C'è una dimensione spirituale e c'è una dimensione affettiva, perché alla domanda che io, a me piace ogni tanto porre in modo sbrigativo alcune, dico, ma la cosa più importante nella corsa qual è? Giacomo mi ha risposto, ma la risposta di Filippo subito dopo non è stata molto diversa. Giacomo ha detto la famiglia, abbastanza sorprendente, ma non incomprensibile, perché la famiglia vuol dire avere un assetto spirituale, affettivo, che è quello che ti consente poi, visto che la corsa non è affatto una questione solo muscolare, di avere l'attitudine giusta per tagliare l'aria più veloce e il traguardo più veloce di altri. Grazie a Filippo e anche grazie a Giacomo per avermi insegnato questa cosa. Sono sempre più convinto, anche grazie a queste cerimonie, che il nostro impegno debba essere aumentato. Siamo contenti di ciò che facciamo, ma dobbiamo fare sì che la vita nell'università sia una vita sportiva per tutti o per quasi tutti. Quest'anno abbiamo dato dei
personal trainer ha un po' di matricole. Sarebbe bello che noi potessimo farlo per molte matricole, sarebbe bello che noi potessimo farlo, potessimo introdurre nelle ore di lezione, un momento in cui ci si mette a muovere e si fa circolare insieme, meglio insieme al sangue, anche le idee nel cervello. Marisa, sono queste le idee che abbiamo. Marisa Arpesella, voglio salutarla specialmente perché è stata mia delegata appunto allo sport. In questi giorni sono giorni un po' tristi per lei, ma noi le siamo molto vicini e abbiamo questo impegno e dobbiamo portarlo avanti con determinazione. Viva il CUS, viva lo sport, viva le ragazze e i ragazzi che allo sport si danno con passione, determinazione e serenità. Grazie al Rettore, e prende la parola Stefano Ramat, che è delegato accademico del Consiglio Direttivo del CUS Pavia. Grazie. Caro Rettore, caro Presidente da Carro, cari ospiti, salutandovi tutti vorrei spendere alcune parole per raccontarvi il CUS Pavia, cioè la più grande realtà sportiva del nostro territorio. E per fare questo in realtà sono sufficienti alcuni numeri che descrivono la nostra associazione. Siamo quasi 3.000 tesserati, il 42% di questi sono studenti universitari. E nel 2018 il CUS ha organizzato oltre 70 corsi a cui hanno partecipato 4.400 persone e ancora più circa il 50% di questi sono stati studenti universitari. E ancora un'attività legata all'attività agonistica, quasi 500 sono stati gli atleti che si sono dedicati all'attività agonistica, 200 studenti, di questi 26 stanno intraprendendo una doppia carriera, sostenuti anche da una borsa di studio erogata dall'EDISU, dal CUS o dalle federazioni sportive del canottaggio e della canoa. Sto parlando dei ragazzi che partecipano al college della Pagaia, al college Ramiero e al college sportivo, cioè di questi ragazzi che sono sostenuti nelle loro spese per vitto e alloggio presso il Collegio Cardano e il Collegio Golgi, sono canottieri, canoisti o rugbisti, a cui va veramente tutta la mia ammirazione per la capacità di far coesistere l'impegno nello sport ad alto ed altissimo livello con lo studio, con la capacità di portare avanti lo studio universitario, e sono le persone, i nostri atleti che portano il nome del CUS, il nome dell'Ateneo, il nome della nostra città di Pavia ai massimi onori della cronaca sportiva nazionale ed internazionale. Oltre a questo, se i numeri ci aiutano a definire le misure dell'importanza del CUS Pavia, ci sono poi le manifestazioni storiche che sono un altro elemento importante a sottolineare quanto sia determinante la presenza del CUS sul nostro territorio. Certamente penso al mitico Trofeo dei Collegi che dal 1988-89 vede la gara attraverso lo sport di tutti i 13 collegi pavesi, degli studenti di tutti i 13 collegi pavesi che si sfidano lealmente nei tornei di calcio, di basket, di pallavolo, nell'atletica, nella corsa campestre, nel beach volley, e che diciamo, sono
ricchi di un entusiasmo che poi si traduce in quelle che sono le finali di questi tornei, che sono veramente tra gli eventi più partecipati e più sentiti dal punto di vista sportivo di tutta la provincia. Ovviamente la Pavia Pisa, la regata che quest'anno giunge alla 57esima edizione e che è una delle regate di canottaggio più antiche d'Europa, seconda solo alla regata Oxford-Cambridge. Quest'anno siamo alla 57esima edizione e Pavia è in netto vantaggio con 32 vittorie. L'impegno del CUS però non è solamente un lungo elenco di attività e di iniziative, ma è un vero impegno di aggregazione e di comunità. È frutto del lavoro appassionato, per lo più volontario o poco remunerato, di circa 120 persone che sono guidate dal nostro presidente Cesare Daccarro, al quale vorrei rivolgere tutto il mio riconoscimento con un grande applauso da parte di tutti noi. Questa è ovviamente una rapidissima sintesi di quello che è il CUS Pavia oggi, una realtà di entusiasmo, di successo e di passione e di partecipazione. In un mondo che cambia rapidamente come quello di oggi, però bisogna anche saper guardare avanti e sapersi rinnovare. E con questo spirito il CUS rilancia e intraprende un nuovo cammino di crescita, di immagine e di sostanza. Già da quest'anno il programma degli eventi che verrà proposto per promuovere l'attività sportiva del CUS si arricchirà di nuove iniziative, a partire da due open day che organizzeremo per far conoscere per aprire il CUS a tutta la città. Sarà una grande festa del CUS a cui parteciperanno tutte le sezioni sportive del CUS, tutte e 9 le sezioni sportive del CUS insieme, e sarà un momento di festa a cui il CUS appunto potrà essere aperto a tutta la cittadinanza. Ci troveremo per un primo appuntamento al campo sportivo Cravino alla fine di maggio e poi di nuovo all'inizio di settembre ci troveremo invece alla sede nautica lungo il Ticino e sarà l'occasione per far conoscere e toccare con mano a tutti il CUS, i suoi sport, le sue sezioni e le persone che lo animano. Ora, tra le iniziative proposte quest'anno abbiamo voluto riprendere anche il logo della nostra associazione e tutta la comunicazione, proponendo un'immagine uniforme per tutte le sezioni, per tutte le discipline sportive e per far sì che queste possano riconoscersi in una identità che non si limita al condividere gli spazi e le infrastrutture messe a disposizione dal CUS, ma anche le intenzioni e lo statuto associativo. La definizione di un nuovo logo metterà in primo piano i nostri valori, che vogliamo possano essere riconosciuti e condivisi sia dai nostri atleti che da tutta la nostra comunità. Sono i valori aggreganti attorno alla cultura e alla pratica dello sport che possono essere poi quelli sulla base dei quali ci presentiamo all'esterno, e quindi anche un'azienda può essere interessata alle attività del CUS e scegliere di accompagnarci e sponsorizzarci. Il dialogo è già stato avviato con alcune realtà aziendali importanti che hanno deciso già da quest'anno di sostenerci in maniera più strutturata, ed è proprio grazie al sostegno di una di queste aziende, un'azienda Alpas del nostro territorio, che siamo stati in grado di affrontare questo importante percorso di costruzione di una nuova immagine, ridefinizione della nostra comunicazione in modo professionale. Allora,
abbiamo pensato che l'occasione di oggi, di questa inaugurazione dell'anno universitario sportivo 2018-2019, fosse l'occasione buona per presentare il primo frutto di questo lavoro, cioè per presentare il cammino che ci ha portato alla definizione di un nuovo logo istituzionale del CUS Pavia. Questa è la situazione da cui partiamo, il logo tradizionale rotondo con il logo dell'università in primo piano e il logotipo che avrete sicuramente visto sulle nostre maglie, sulle nostre tute. Due simboli conosciuti in città in cui i nostri atleti e la nostra comunità si riconoscono e che non devono essere abbandonati, devono essere riconoscibili, devono essere la tradizione che ci portiamo dietro anche verso il futuro. Quindi insieme al grafico abbiamo cominciato a lavorare sul logotipo che è stato in parte ridisegnato, ridefinito, attualizzato, reso più attrattivo e trasformato in qualche cosa che, come vedete, comunque è ancora del tutto riconoscibile, per quanto più moderno, e che rappresenterà appunto il logotipo anche dei prossimi anni. Nello stesso tempo anche l'Ateneo, l'Università di Pavia, ha fatto un lavoro sulla propria immagine coordinata e ha proposto un suo nuovo logo, che è quello che stiamo mostrando in questa immagine. E quindi da questo logo abbiamo pensato di estrarre il simbolo più significativo, arrivando così ad avere due elementi sui quali lavorare per definire il nuovo logo del CUS, cioè l'immagine e il logotipo. E insieme al lavoro di un grafico capace, appunto, è stato così disegnato assieme al motto del CUS, che è l'Università dello Sport, il nuovo logo del CUS Pavia. Quindi trattato di colorarlo con i colori societari, il nostro giallo limone e blu Klein, e si è quindi arrivati a quello che è il nuovo logo rotondo del CUS, che si presenta così e che ci caratterizzerà per i prossimi anni. Questo si accompagna ovviamente il logo rettangolare e questo è una renderizzazione che dà un'idea di come l'insieme si caratterizza. Bene, per andare verso la conclusione, io credo che siano veramente pochissime le cose che danno soddisfazione, che portano benessere psicofisico, quel senso di realizzazione come l'aver portato a termine un allenamento o una gara a qualsiasi livello, sia in uno sport individuale che in uno sport di squadra, con la consapevolezza di essersi impegnati e di aver dato il proprio massimo, perché è proprio questo il bello dello sport, il fatto che ci si misuri con se stessi prima ancora che di misurarsi con gli avversari, prima ancora di trovarsi in una competizione con un altro. È una questione personale, prima del coinvolgere l'avversario è dalla sfida con se stessi da cui trarre l'insegnamento del fatto che l'impegno porta sempre ad un risultato ed è anche questo che fa dello sport un fattore positivo per la crescita della persona, per la crescita dell'individuo. E tra pochi minuti avremo infatti l'onore di ascoltare una testimonianza di eccezione in questo senso, con l'intervista a Filippo Tortu, che è un atleta ormai giunto ad un riconoscimento a livello mondiale e che vorrei veramente accogliere con grande stima e ammirazione da parte di tutti. Vi ringrazio quindi per la vostra partecipazione e lascio la parola a Gino Cervi per condurre il resto della cerimonia, sperando di ritrovare la gran parte di voi
nella nostra grande festa al campo del Cravino a fine maggio. Grazie. Grazie, grazie a Stefano Ramat che ha, nella sua comunicazione ha tirato un po' le fila di quello che è un po' il senso del trovarsi qui, quindi celebrare un'eccellenza di sport che porta risultati illustri e numericamente rilevanti come sono le numerose medaglie conquistate a livello internazionale dalla società, ma è anche l'apertura verso la cittadinanza, verso il territorio, verso la città, per allargare quindi la pratica dello sport a un benessere diffuso e condiviso. E per continuare su questa linea, su questo filo rosso, adesso è arrivato il momento di Filippo, che però verrà introdotto da Oscar Campari, che è il consigliere federale della FIDAL nazionale, che ce lo presenta sotto il suo aspetto tecnico e poi entreremo un po' di più a conoscere la persona, il ragazzo Filippo, come sportivo e come studente. Grazie. Grazie, grazie, buonasera a tutti, buonasera magnifico rettore Cesare Daccarro, buonasera a tutti. Prima di tutto vi porto i saluti di Alfio Giommi, il presidente della FIDAL e di tutto il Consiglio federale. Devo parlare di Filippo, diciamo che Filippo ormai lo conoscono tutti, lo conosce tutto il mondo, uno dei pochi bianchi che è sceso sotto i fatidici 10 netti. Ma la storia di Filippo viene, se possiamo dire da lontano, io andrò a braccio perché è giusto così. Filippo è il classico esempio di un ragazzo che inizia presto a fare atletica, come ce ne sono tanti, e subito ha dimostrato delle qualità, diciamo, superiori al normale. E ha continuato questa strada, la sua strada è stata ogni anno sempre più in crescita. Non dobbiamo dimenticare i record nazionali giovanili, le medaglie internazionali giovanili, perché Filippo ha vinto delle medaglie internazionali giovanili, nonostante qualche intoppo. Che lui purtroppo ricorda benissimo, non so se vi ricordate, qualcuno può ricordarlo che segue l'atletica, quando cadde sul traguardo e si fratturò le due braccia, questo è stato, insomma, non troppo carino per lui, ma Filippo ha dimostrato anche in questi casi di saper superare le avversità e questa è una cosa importante. Superare le avversità e avere un progetto davanti, un progetto che lui ha condiviso e condivide con la sua famiglia, infatti non a caso la famiglia, perché comunque a livello tecnico la sua famiglia, il suo allenatore che è papà Salvino, ha fatto una cosa che è difficile fare quando uno sei tecnico di un atleta che sicuramente, come tutti dicono, andrà forte. L'ha fermato. È stato fermo qualche mese perché aveva dei problemi fisici. Questa è stata una mossa eccellente, perché è difficile trovare un tecnico che dice: beh, questo ragazzo vince tutto, andiamo avanti. E invece no, questa è stata una mossa di un'intelligenza tale che ha permesso ora di avere per tutti noi un atleta di altissimo livello. Altissimo livello, ma un atleta che ha battuto Mennea e quindi ha battuto il mito. Questa è un'altra cosa che è veramente eccezionale. Filippo sta proseguendo su questa strada di situazione tecnica, si sta migliorando, già le due gare indoor che ha fatto questo inverno hanno già dimostrato che sta crescendo e gli obiettivi sono sicuramente obiettivi importanti. La nostra federazione di atletica chiaramente aveva bisogno, e lo sappiamo tutti, dopo alcuni anni un po' così, di personaggi importanti, e lui e Gibo Tamberi sono sicuramente dei testimonial eccezionali per tutto il mondo dello sport, non soltanto per l'atletica. Poi la famiglia Tortu, se mi permetti,
potrebbe fare in linea così teorica anche uno 4% la famiglia Torto, giusto? Il nonno, il fratello che comunque era un ottimo atleta, adesso deve essere, non c'è in questo momento, ma dov'è? Eccolo là, ciao, è stato un ottimo atleta, un duecentista di alto valore, il papà Salvino, e quindi una 4% che farebbe sicuramente un grande tempo, e questo è importante. Io però non voglio togliere spazio, perché sicuramente dobbiamo sentire lui, che è un ragazzo serio, preparato, e non voglio dire altro perché noi, sapete, siamo molto, noi sportivi, siete tutti sportivi, amiamo stare, mantenere un profilo basso, perché questo è importante. Beh, Filippo, tocca a noi. Stanno passando le immagini delle gare di Filippo, dei suoi sprint, dei suoi traguardi. Se voi cercate però su YouTube, al di là di queste vittorie, questa mi sembra addirittura appunto sia forse il record, Filippo intanto compie 21 anni a giugno, quindi sei un ventenne ancora. Se voi cercate su YouTube troverete un filmatino di parecchi anni fa, devo alzare la voce, uso questo? Uso questo. Di parecchi anni, di un po' di anni fa, parecchi, no? Perché Filippo ha 20 anni, quindi parecchi. E in cui all'Arena Civica di Milano si corrono i 60 metri e c'è un ragazzino che ha più capelli che muscoli e su 60 metri dà perlomeno 15-20 metri a tutti gli altri che sono mediamente molto più grandi di lui. Quello era Filippo che viene, in questo video amatoriale viene incitato Pippo ed è forse una delle prime immagini pubbliche di Filippo. Allora io ti vorrei chiedere, da dove è incominciato tutto? Abbiamo probabilmente già capito che c'è qualcosa di familiare, no? In questa tua vocazione e passione, ma da dove tutto è iniziato? Da dove hai cominciato a capire che le cose stavano facendosi importanti e quella, il correre più veloce di tutti era la tua strada? Beh sì, buonasera. Innanzitutto vorrei salutarvi e ringraziare soprattutto il CUS Pavia, il rettore, tutta l'università per avermi reso partecipe di questa giornata e anche di avermi fatto vivere e respirare più da vicino la fantastica atmosfera, entusiasmo e passione che proprio si respira dentro questa università e che porta avanti dei valori. Che sono quelli dello sport, che sono i valori che io sin da bambino ho imparato a vivere e sono il motivo per il quale ho iniziato a fare sport e tuttora continuo, che sono valori fondamentali nella vita e, come giusto prima si diceva, sono gli stessi di un qualsiasi studente universitario. Questa secondo me è la cosa più importante, ci tenevo proprio a ringraziarvi per portare avanti questi ideali e ottenendo anche importanti successi. Ecco, Filippo, tu hai 20 anni e sei l'italiano più veloce, ma sei anche uno studente e hai iniziato il tuo percorso universitario, sei iscritto alla LUIS, frequenti il corso di economia e quindi cosa vuol dire essere atleta e atleta di questo livello e cosa significa, quanto tempo ti occupa della tua vita essere un atleta di questo livello e quanto spazio c'è per essere uno studente e in generale un ventenne? Beh sì, sicuramente non è stata una scelta semplice, ma non ho mai avuto, né io né la mia famiglia abbiamo mai avuto un dubbio su se intraprendere la carriera universitaria o meno. È sicuramente qualcosa di difficile perché la mia vita richiede parecchio sforzo sia fisico che mentale e oltre al tempo che mi porta via l'allenamento di tutti i giorni ci sono comunque anche numerosi viaggi o spostamenti che non mi permettono di avere una routine quotidiana e questo sicuramente non aiuta lo studio, però non vorrei passare per magari il santo che non sono, perché ci sono anche moltissimi studenti
che lavorano e si mantengono da soli appunto per avere l'opportunità di studiare, e penso che loro facciano sicuramente più fatica, e quindi io prendo come punto di riferimento anche loro. Se riescono a farlo loro, io che sto vivendo il mio sogno che avevo sin da bambino, sicuramente posso farlo. Ecco, allora oltre a detenere il record italiano sui 100 metri, 9,99, ricordo il 22 giugno del 2018, sei anche il primatista per gli under 18, gli under 20, gli under 23 sui 100 metri, sei il quarto miglior tempo sui 200 metri di tutta la storia della velocità italiana, e poi sei campione europeo under 20 del 2017, vice campione mondiale under 20 del 2016 e oro ai Giochi del Mediterraneo nella staffetta 4% l'anno scorso nel 2018. Quindi è inequivocabile che il tuo talento è evidente. Ma come si coltiva il talento? E soprattutto nella tua vita di atleta ci sono dei momenti che preferisci, cioè quelli che ti fanno sentire più pienamente Filippo? È l'allenamento, è la preparazione alla gara, è la gara stessa? Beh sì, penso che come ogni sportivo la cosa che più amo è l'adrenalina che si prova durante la gara, e quindi quello è sicuramente il momento più bello della mia vita da atleta, perché si vuole emozioni che nell'allenamento, seppur a me piace definirlo divertente, perché senza passione poche cose si riescono a fare tutti i giorni nella vita, però non si vive la stessa adrenalina e le stesse emozioni che si possono vivere in gara. E poi appunto la gara è la sintesi di tutto, magari più di un percorso che dura anche più di un anno. Ad esempio quest'anno io ho iniziato gli allenamenti, la preparazione a settembre, e le gare finiranno a ottobre, quindi sono già concentrato su un evento che sarà tra più di un anno. Però penso che la cosa anche più bella di uno sportivo è anche la possibilità di viaggiare molto. È una cosa che a me piace e stimola moltissimo, incontrare atleti o comunque persone di altre culture. Aiuta a crescere come persona e di conseguenza come atleta. E penso sia una grande fortuna che sto vivendo, ed è forse anche l'aspetto che più mi piace della vita d'atleta. Ecco, qui mi piacerebbe che tu raccontassi questo episodio, perché Filippo è brianzolo, è cresciuto di fatto nell'Inter la milanese, ha studiato a Monza, ha fatto il liceo a Monza, però è brianzolo per metà, perché come evidentemente denuncia il suo cognome, arriva dalla Sardegna, anzi dalla Gallura. Quindi tu sei adesso di fatto cittadino del mondo, perché velocemente attraversi, hai esperienze dappertutto, poi magari ci racconti anche l'esperienza un poco forse di Nanchino, però cosa ti è successo in quell'occasione, però ecco, è un modo per conoscere il mondo. Però prima mi raccontavi una cosa che mi ha molto colpito e che rimanda addirittura a due generazioni fa. Tuo nonno, che è stato il primo a correre veloce, arriva da Tempio Pausania e succede qualcosa nel 48, vero? Cioè, sì, aveva la possibilità di gareggiare e di competere per qualificarsi per poi far parte della squadra olimpica, e aveva rifiutato di partecipare a questa gara perché nello stesso periodo doveva laurearsi, e allora ha preferito continuare gli studi. E questo è un esempio che sicuramente ha influito nella vita di mio padre e poi mia e di mio fratello. Però sì, a me piace sicuramente la vita, l'ambiente in cui sono cresciuto, l'ambiente della Brianza, ma non dimentico certamente le mie origini, la terra di mio padre, e sono orgoglioso di entrambe. E sei stato nominato cittadino onorario di Tempio Pausania dopo il tuo Sono stato, adesso tutti gli effetti posso dire di essere cittadino della Sardegna. Poi io sono spesso stato più favorevole, diciamo, più felice, orgoglioso della mia metà sarda,
e adesso negli ultimi anni ho dovuto un po' ritrattare, perché mia nonna Brianzola, da quando lo dico, non è più molto contenta, non mi, e quindi mi sgrida spesso e parecchio. Allora da 60-40 ho portato a 50-50. Mi sembra giusto, ecco. Vorrei provare a farti dire qualcosa sul concetto di limite. Per uno che fa il tuo sport, in particolar modo la velocità, il senso di superarsi, superare delle barriere è fondamentale. Però quello che mi sembra di poter capire è che un po' nella spettacolarizzazione dello sport in generale, dell'atletica in particolare, si esageri forse un po' troppo nel cercare di superare il record, e dimenticandosi invece del valore agonistico di una gara, che a volte non necessariamente deve superare quel record. Come ti confronti tu su questo aspetto? Cioè, per te è un obiettivo che diventa quasi un'ossessione abbattere il record, o sei molto contento anche quando dai il massimo in una gara senza dover superare il proprio limite? Beh, allora, sicuramente il bello, secondo me la cosa più bella, affascinante dell'atletica è proprio quella di correre o comunque saltare, lanciare, tutte le varie discipline, e essere da soli nel momento della gara. E la cosa più bella, secondo me, non è magari quella di superare un record stabilito da un altro atleta, ma provare ogni volta a fare il proprio personale, a fare il proprio meglio. E devo dire che io sono sempre alla ricerca di un miglioramento, e non nascondo che quando non lo ottengo sono parecchio, parecchio arrabbiato, parecchio deluso. E invece, per quanto riguarda appunto un record, secondo me può essere un obiettivo, ma non deve essere assolutamente un'ossessione. E come ci si confronta invece con gli incidenti? Con gli incidenti che possono essere quelli abbastanza bloccanti e significativi, come ti è accaduto ad Anchino, oppure gli inconvenienti anche minimi che possono accadere in una gara, un refolo di vento, le scarpette che ti fanno male? No, sicuramente gli infortuni nella vita di un atleta purtroppo ne fanno sicuramente parte. Però giusto qualche mese fa, parlando con Tamberi, che purtroppo lui ha subito un infortunio molto grave alla vigilia delle Olimpiadi del 2016, dove probabilmente sarebbe arrivata medaglia. È stato un infortunio, ne ho parlato spesso con lui, molto, molto difficile da superare. E io non ho mai, diciamo, per fortuna, avuto un infortunio così grave, quindi quello che avevo provato io era sicuramente diverso da quello che aveva provato Jimbo. Però ci siamo trovati d'accordo sul fatto che gli allenamenti più belli siano quelli della ripresa da un infortunio, perché lavori non per tornare a essere quello che eri prima dell'infortunio, ma qualcosa di meglio, qualcosa in più. Ed è un percorso molto lento, perché ti vede ripartire dalle basi del proprio sport. Ogni cosa ti sembra tornare a essere difficile, quelle che prima erano le più semplici. E quindi questo percorso, che può durare un anno o un mese, è secondo me il più intenso che si può provare nello sport. E poi io invece la doppia frattura, quadrupla, perché mi sono fratturato tutte e due, esatto. Ecco, è un ricordo, una cosa spettacolare, forse, da raccontare. Sì, penso sia il primo record che ho fatto, record. Sicuramente quello di essermi rotto le braccia in una gara di corsa. Però è qualcosa che ricordo anche con piacere, perché non è stato doloroso, perché l'adrenalina della gara non mi ha fatto sentire dolore. Questo sicuramente mi aiuta a ricordarlo con più piacere. E poi è stata appunto la prima volta che subivo uno stop, e mi ha aiutato molto come atleta. Tu in alcune delle tue interviste dichiari di vivere di sport, e di vivere di sport anche andandoti a cercare le storie del passato, dello sport, della tua disciplina, ovviamente dell'atletica leggera. Quanto questo questo secondo me non è così scontato per un giovane atleta della tua età, avere coscienza del percorso da cui si arriva, della tradizione del proprio sport. Che cosa ti affascina delle storie di sport del passato? Ad esempio, ho letto che tu potresti
rispondere a tutte le i quiz possibili sulle Olimpiadi di Roma 60, poi magari proviamo a... magari in un'ora dopo da soli, più. Però no, sono molto appassionato di sport, ho fatto da sempre atletica, ma nel frattempo sempre ho anche fatto calcio, basket, nuoto, sci, comunque ho sempre avuto una passione innata sin da bambino per lo sport. E sono tuttora molto appassionato di calcio. Sono juventino, poi lì vedo una coppa delle grandi orecchie, sto cercando di non guardarla. E poi ho anche il basket, comunque moltissimi altri sport. E il mio mito sin da bambino è proprio Berruti, che ha vinto le Olimpiadi nel 60 a Roma nei 200 metri ed è stato sicuramente un punto di riferimento nella mia crescita da sportivo. Qualche anno fa ho avuto il piacere di conoscerlo e io mi sono sempre considerato un atleta un po' atipico, perché molto tranquillo, difficilmente mi riesco a caricare più del normale prima di una gara, ma al contrario ho bisogno di stare sereno, e l'ho sempre vissuta come più un divertimento che una lotta contro se stessi e contro gli altri, contro gli avversari. E quindi non avevo mai trovato un atleta che condividesse i miei stessi ideali, invece con Livio ho avuto questo piacere, questa conferma, e seppur di due generazioni diverse, è l'atleta al quale mi sento più simile. Beh, non resta che farti l'augurio, quello di ripercorrere le tracce di Livio Berruti e di passare magari anche alla doppia distanza e correre sotto quel volo di colombe che segnò il successo di Berruti all'Olimpico in quel settembre del 60. Beh, io ringrazio Filippo. Grazie mille. Che mi pare abbia dimostrato una straordinaria velocità anche di pensiero e di linguaggio, quindi questo raddoppia sicuramente il tuo valore. E però a questo punto, prima di dare inizio allo show delle premiazioni, mi piacerebbe se qualcuno invece dei ragazzi, degli atleti, avesse qualche domanda o qualche curiosità da fare a Filippo. Quindi fatevi sotto, non abbiate timore, anche del pubblico ovviamente, invece li hai doppiati tutti. Quindi possiamo procedere? E quindi si procede però ancora con una premiazione da parte del rettore a Filippo come ospite d'onore. Grazie anche per le belle meritate risposte che hai dato. Ti faccio una domanda postuma, ma tu come ti vedi nel futuro, quarantenne, cinquantenne? Ti pensi mai così o ti sembra troppo in là? Sono uno che diciamo cerca di vivere anche a livello sportivo anno per anno, però delle volte mi capita di pensare, e la cosa che mi piacerebbe più è quella di avere dei figli, quella che ho sempre pensato, e poi speriamo una lunga carriera. Benissimo. Allora, avrai sicuramente qualche appuntamento importante prima di procedere con la procreazione, e allora in uno di questi appuntamenti importanti mi farebbe piacere, ci farebbe molto piacere che tu indossassi questa cravatta dell'Università di Pavia che io ti offro. È una bella cravatta, può essere portata, non è di quelle terribili con i marchi eccetera, vedi, è un bel regimental. E primo appuntamento importante che ti capita. Grazie. Ciao.
Il presidente del Cuspa Via Cesare da Carro premia Filippo con una medaglia. Le fotografie di rito. E adesso arriviamo invece al momento delle premiazioni e si comincia, come doveroso, dai diplomi di maestria. A premiare saranno il magnifico rettore Fabio Rugge e il vice sindaco Angela Gregorini, ma che non mi sembra di vedere, e quindi non ce sindaco, ci accontentiamo del sindaco. Ubi Maio. E cominciamo dalla canoa, e quindi io comincio a chiamare i premiati a partire da Matilde Rosa. Matilde è arrivata, ha ottenuto la medaglia d'oro nel K1 Sprint Race ai campionati europei di Under 23 di discesa a Skopje, in Macedonia, e in occasione in cui ha vinto anche la medaglia d'argento nel K1 Sprint Race a squadre, la medaglia d'argento nel C1 Sprint Race a squadre e la medaglia d'argento nel K1 Classic Race a squadre. E oltretutto poi ai campionati mondiali assoluti di discesa a Muotatal, in Svizzera, è stata convocata e ha indossato la maglia azzurra. Quindi Matilde Rosa, prima premiata. E premiamo adesso Giulia Formenton. Giulia Formenton, che ai campionati europei Under 23, sempre di discesa, a Skopje in Macedonia, ha ottenuto la medaglia d'argento nel K1 Sprint Race squadre, la medaglia d'argento nel K1 Classic Race, la medaglia di bronzo nel C1 Classic Race squadre e la medaglia di bronzo nel K1 Sprint Race, e che ai mondiali assoluti di discesa, sempre a Muotatal in Svizzera, è stata maglia azzurra. Giulia Formenton. Andrea Bernardi, ai campionati mondiali assoluti di discesa di Muotatal, ha vinto la medaglia di bronzo nella C2 Classic Race a squadre. E ai campionati europei di Under 23 di discesa di Skopje è stato maglia azzurra nel K1 Sprint a squadre. Gabriele Esposito. Gabriele Esposito ai campionati europei Under 23 di discesa è stato maglia azzurra nel K1 Sprint a squadre. Gabriele Esposito. E Andrea Dal Bianco ai campionati mondiali ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di canoa sprint di Szolnok in Ungheria nel K2 1000 metri. Come vedete i ragazzi girano per tutto il mondo e quindi questo è anche un altro delle grandi cose dello sport, sempre per la disciplina della canoa, non è presente, ma menzioniamo Edoardo Chierini che ai campionati assoluti di canoa sprint di Montemoro Veglio in Portogallo è stato maglia azzurra nel K4 dei 500 metri e ai campionati europei assoluti di canoa sprint a Belgrado è stato maglia azzurra nel K4, sempre nel K4 500 metri. Quindi siamo alla canoa e passiamo invece adesso al canottaggio e sempre insieme al magnifico rettore, questa volta premia
il vicepresidente della provincia di Pavia, Barbara Longo. E allora, in questo caso ci accontentiamo dell'assessore allo sport del Comune di Pavia, Giuliano Ruffinazzi. Quindi per il canottaggio premiamo Piero Sfiligoi. Piero Sfiligoi, medaglia d'oro nella specialità del 4 di coppia ai campionati mondiali Coastal Rowing di Victoria, Canada. E sempre medaglia d'oro a Shanghai ai campionati mondiali universitari nella specialità del 2 di coppia pesi leggeri. Piero Sfiligoi. E con Piero Sfiligoi Stefano Morganti, che sempre a Victoria in Canada nei campionati mondiali Coastal Rowing ha vinto la medaglia d'oro nella specialità del 4 di coppia e a Shanghai nella specialità del 4 senza senior la medaglia d'argento. Stefano Morganti. Sempre per il canottaggio menzioniamo, anche se non c'è, Arianna Bini, che ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati mondiali universitari di Shanghai e ai campionati mondiali Under 23 di Poznan in Polonia, è stata maglia azzurra. E passiamo a... Cioè, c'è da dare un diploma. Tutti quanti, sindaco. Non so perché, ma consegniamo anche a Filippo. Filippo. Passiamo alla scherma e sempre insieme al magnifico, c'è un altro diploma, è un diploma, ok, insieme a Marta Lombardi, nona classificata ai campionati del mondo cadetti a Verona. Sa che Marta però devi tornare adesso. Ok, è sempre il magnifico rettore, no, le tocca rimanere qui, però insieme al questore di Pavia, Andrea Valentino, e all'assessore alle politiche giovanili Comune di Pavia, Ilaria Cristiani, ancora Marta Lombardi. Appunto Marta Lombardi, nona classificata ai campionati del mondo cadetti di Verona nel 2018 e che ha partecipato a diverse prove di Coppa del Mondo del circuito europeo Under 20 ed è stata convocata per la nazionale italiana Under 20. Marta Lombardi. Ok, e qui si conclude la parte sulle maestrie. Prima di passare però alla premiazione delle benemerenze c'è una menzione speciale perché la Federazione Canottaggio, per la ricorrenza dei 130 anni, assegna agli allenatori Vittorio Scrocchi e Angelo Porcaro un premio per l'attività svolta e per i risultati ottenuti. Premia il presidente del Comitato Regionale Lombardo Fabrizio Quaglino.
Passiamo ai diplomi di benemerenza e cominciamo dall'atletica leggera. Premiano il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Danilo Pilotti, il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli e il consigliere federale della FIDAL Oscar Campari. Premiano Isabella Lamarca e Francesca Viola. Francesca Viola, ottava in Italia nel lancio del martello con la misura di 44,49, record provinciale. Isabella Lamarca, undicesima nel lancio del disco con 30,32, record provinciale. Brave Francesca e Isabella. Gloria, no, dovete rimanere, rimanete. Gloria Polotto, quarta nella graduatoria nazionale di salti in alto allieve con 1,72. Terza ai campionati italiani indoor, terza ai campionati italiani studenteschi e quinta ai campionati italiani all'aperto di categoria allieve. Gloria Polotto. Cecilia Muscarella. Cecilia Muscarella è arrivata sesta in graduatoria nazionale allieve con 1,68 m e sesta classificata agli italiani allieve indoor, decima agli italiani all'aperto nell'heptathlon. Cecilia Muscarella. Poi c'è una menzione speciale per la squadra allieve che per il secondo anno è stata finalista nazionale alla Serie B ed è composta appunto oltre che da Gloria Polotto e Cecilia Muscarella anche da Letizia Bottani, Anna Cassi, Sofia Lotti, Aisha Maman, Martina Onetti, Marta Pandale, Irene Parisotto ed Elisa Stea. Quindi chiedo a tutte quante la menzione speciale prevede anche un premio in più che è la foto con Filippo, quindi prego Filippo di mettersi in mezzo e di essere immortalato con le ragazze della squadra allieve. Grazie. Passiamo alla canoa, sempre tra le benemerenze. Premiano le autorità il presidente del Comitato regionale Cusi Vincenzo Sabatini con il delegato del rettore alla disabilità Gianni Danese. E i premiati sono Mirko Daer, che però non c'è, quindi ricordiamo, nel C1 Senior Maratona, Giulia Violini nel C1 Junior 5000 metri e Riccardo Novella nel K1 KL 3 Master Paracanoa e nella Maratona e 5000 metri. Ecco che arriva Riccardo. Ecco Riccardo, grazie. E un premio anche al tecnico Marco Violini, tecnico di terzo livello, allenatore di Acquamossa, da anni instancabile collaboratore della sezione per i corsi riservati agli studenti universitari e agli adulti. E punto di riferimento per l'attività in Acquamossa collegata ai corsi suddetti. Marco Violini. Canottaggio. Premiano
la delegata del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Gaia Palma, il presidente del CUS Bergamo Claudio Bertoletti e il direttore del corso di laurea in scienze motorie Cristina Montomoli. I premiati sono: per i campionati italiani pesi leggeri, medaglia d'oro nell'otto pesi leggeri maschile, Marcello Caldonazzo, Edoardo Buoli, Marco Venturini, Giacomo Colombo, Mirko Fabozzi, Luca Romani, Andrea Grassini, Leonardo Bruschi e il timoniere Andrea Riva. Sempre per i campionati italiani in pesi leggeri, medaglia d'oro nel 4 di coppia a pesi leggeri maschile a Gianluca Santi, non c'è, Andrea Fois, Davide Iacquitti e Andrea Bolognini. L'equipaggio che ha vinto la medaglia d'oro ai campionati italiani di società, 4 con timoniere senior, Marco Venturini, Stefano Ciccarelli, Andrea Fois, Cristiano Bortolotti e il timoniere Andrea Riva. E infine, sempre per il canottaggio, medaglia d'oro ai campionati italiani di società, nel 4 di coppia senior maschile, Gianluca Santi, Andrea Fois, Davide Iacquitti e Giacomo Broglio. Passiamo alla pallavolo, premia il consigliere del CUS Brescia Claudio Danesi, premia il tecnico Emiliano Rovati, Emiliano Rovati al CUS Pavia dal 2006 e si è distinto prima con l'incarico di dirigente e dal 2017 anche nel ruolo di tecnico. Con il suo prezioso contributo la sezione pallavolo ha ottenuto tra i migliori risultati di sempre, tra cui spiccano le promozioni in C delle squadre femminili e maschili e le semifinali di Coppa Lombardia femminile della passata stagione. Grazie al suo impulso, volto a dare un'offerta sempre più specifica alle diverse sfaccettature del mondo pallavolistico attuale, la proposta rivolta agli studenti universitari è aumentata esponenzialmente. Nella passata stagione, al suo primo anno da tecnico, ha vinto il titolo di provinciale di Under 16. Emiliano Rovati, grazie. Passiamo al rugby. Premiano i componenti della giunta regionale CONI Lombardia Marco Riva e Giuseppe Giovannetti. I premiati sono Riccardo Attie,
Signore maschile, campionato nazionale Serie C, e Martina Pinetti, signore femminile, campionato nazionale Serie A. Arriviamo alla scherma. Premiano il presidente del CUS Insubria Eugenio Meschi e il presidente canottieri Ticino Pier Lorenzo Gatti. Grazie, e i premiati sono le due squadre che hanno in A1 mantenuto la serie, la squadra maschile Federico Bollati, Carlo Fenzi, Francesco Leone, Matteo Beretta, e la squadra femminile Marta Lombardi, Chiara Manni e Silvia Greco. Premi di benevolenza individuali a Matteo Beretta, ottavo, non dovevate scappare perché ci sono ancora altre. Matteo Beretta, vai, però prego il cioè, ancora una premiazione. Matteo Beretta viene premiato perché è arrivato ottavo ai campionati italiani senior, e Francesco Leone, ottavo alla finale giovani, oltre ad essere stato ammesso al ritiro della nazionale Under 20. Grazie. Tiro con l'arco. Premia il presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Ilario Lazzari. E quindi il presidente Stefano. Cioè, premia lei, quindi. Premia il presidente Cremonesi. Eccolo. Premia Shana Aradori. Shana Aradori, che per la sesta volta consecutiva è detentrice del titolo di campionessa provinciale indoor e per la quinta volta consecutiva del titolo outdoor. Seconda ai campionati regionali outdoor, 21 podi su 25 gare, di cui 6 oro, 9 argenti e 6 bronzo. Ed è stata convocata per rappresentare la regione Lombardia alla Coppa delle Regioni, che si svolgerà a Cagliari il prossimo giugno. Premio Panathlon. Premia la presidente del Panathlon, Marisa Arpesella. Il premio Panathlon viene assegnato alla miglior matricola dell'Università di Pavia, e rispettivamente per la matricola maschile Andrea Bernardi, studente della Facoltà di Ingegneria Energetica, e Giulia Formenton, studentessa della Facoltà di Bioingegneria. Cioè, stai sul campo qua, vedi questa qua. Grazie, allora ci avviamo al gran finale, quello che forse è là in fondo è quello più atteso, perché siamo alla premiazione del trofeo dei collegi, che mi hanno spiegato è l'evento clou, è quello più adrenalinico di tutta la giornata. Il trofeo dei collegi, appunto, come dicevo prima, è una specie di grande combinata di sport, dalla corsa campestre al basket, al volley, il calcio a sette, il beach volley, e quindi insomma l'eccellenza delle squadre dei collegi storici che si sono cimentati.
Cominciamo dal trofeo femminile. Premia il vicepresidente Edisu Alessandro Greco. Terzi classificati al torneo femminile, il Collegio Santa Caterina, vincitore del trofeo dell'edizione 2000-2001, per 6 volte si è aggiudicato la medaglia di bronzo e 1 volta quella d'argento. Secondo classificato, il Collegio Cardano, quasi sempre sul podio, per 5 volte con questa medaglia d'argento. Ok, Collegio Cardano ritira il premio. Marianna Filippi, Pioppi e Roberta Gritti. Primo premio, trofeo dei collegi femminile al Collegio Nuovo. Dodicesima vittoria. Ritira il premio con la rettrice, la dottoressa Paola Bernardi, e le alunne Giulia Coppa, Antonella Calabrese e Lucia Bovio. Trofeo maschile, terzo classificato Collegio Cairoli, ritirano il premio Maurizio Pascadopoli e Mattia Zamboni. È la seconda medaglia di bronzo, la precedente nell'edizione 2010-2011, secondi nell'edizione 2013-2014, Collegio Cairoli. Secondi classificati a pari merito, il Collegio Don Bosco e il Collegio Fraccaro. Per il Collegio Don Bosco ritirano il premio Maurizio Ratti e Carlo Bellazzi. Per il Collegio Fraccaro ritirano il premio Josephine Leca e Marco Termine. Vincitore del trofeo dei collegi della versione maschile, primo classificato il Collegio Volta. Ritirano il premio Alessandro Papa, Adriano Stella, Cosimo Vernile e Matteo Turchetti. Ecco, quindi si finisce con la torsida del tifo. Torsida. E quindi non ci resta che chiudere, che salutare, che ringraziare, che dire viva lo sport, viva lo studio.